Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi vengo a pubblicare un video molto specifico che tratta fondamentalmente di una manutenzione di una pompa ad alta pressione per il caricamento delle carabine AC. Acci! Porca madre! Cosa è successo? L'antefatto è che semplicemente era circa un annetto che non mi divertivo a sporacchiare i barattoli in giardino, non avevo voglia di attivare il compressore, ho pensato di caricare la mia PCP con questa pompa ad alta pressione manuale. Fatto sta che, collegato il serbatoio alla frusta, dopo le prime pompate mi sono immediatamente reso conto che c'era una perdita. Perdita che nella fattispecie, nel mio caso, era sicuramente dovuta al fatto che molto spesso mi trovo a dover cambiare l'ultimo componente della frusta, il connettore, che in questo momento è montato come foster, però utilizzando marche diverse, insomma avete capito, non si può spendere troppo questo nome durante questi video. Cambio i connettori e puntualmente la guarnizione si va disfacendo. All'interno prima c'era semplicemente un O-ring molto simile a questo qui, vi faccio vedere, chiaramente di dimensioni assolutamente più contenute. Anzi, forse era proprio di questo tipo, vedete? E solo che insomma perdeva, non c'era la possibilità, anche stringendo, non c'era rimedio. Tra l'altro, gli O-ring classici, che siano in nitrile o qualsiasi altro materiale, tendono, quando si va a stringere la filettatura, a deformarsi. Quindi, il caso puntualmente, la sfiga vuole che si deformano in modo da far sfuggire l'aria e non si è concluso nulla. Nel manuale di istruzioni in cinese della pompa c'è tutta quanta la procedura per la sostituzione, eccetera. Non che sia necessaria una grande spiegazione, ma nella confezione della pompa si trovano anche diversi O-ring e componenti di ricambio, tra i quali ho trovato questo qua. Vi faccio vedere. Allora, vedete? È un marroncino chiaro, di un materiale plastico non meglio identificato, e probabilmente potrebbe andare bene come accoppiamento dei due componenti. Io, ancora prima di vedere ciò, avevo pensato, in sostituzione al classico O-ring gommato, che chiaramente col tempo si va seccando, si va disfacendo, insomma perde le sue caratteristiche di tenuta, di realizzare questo intermezzo di accoppiamento con la mia stampante 3D, quindi utilizzando del filamento PLA o ABS, nello specifico ho utilizzato il PLA, andarmi a costruire, andarmi a stampare questo cilindretto forato da mettere all'interno, e poi chiaramente stringendo i due componenti da avvitarsi, si sarebbe un pochino schiacciato. Ma comunque con un foro centrale avrebbe mantenuto il passaggio e mantenuto comunque la tenuta. Non avevo idea se potesse, se avrebbe potuto mantenere 250-280 bar di pressione. A questo sono arrivato e la ricarica è stata assolutamente perfetta, senza la minima perdita, quindi anche chi deve caricare fino a 200 bar va tranquillo. Fatto sta che li ho realizzati. Come vedete in foto, qua ho realizzato diverse misure. Ora ve le faccio vedere anche sul palmo della mano. Sono queste qua, ne ho fatte da 2 mm, da 3 mm, da 4 mm di altezza. Quella che ho utilizzato è stata una 3 mm. Ora vado a svitare con le mani, perché già, oh no, ce la faccio. Avevo già mollato un pochino tutto per farvi vedere. Ok, l'avevo stretto un pochino. E allora vi faccio vedere la situazione. Allora, prima guardate qua, vedete la parte più scura della filettatura? Questa ovviamente è quella che va a entrare un pochino per via dell'olio al silicone che vado introducendo nella pompa per lubrificare, eccetera. Si è sporcata la filettatura, ma questo è quello che effettivamente penetra all'interno della filettatura. E qui sarà il caso probabilmente di avvicinare un pochino la telecamera. Abbiate pazienza e pietà. Vedete? Qui all'interno c'è questo nottolino, che in questo caso è nero, ok? È molto simile a questo. Per l'estrazione uso niente poco di meno che un gancetto con una vite.
misura ovviamente adeguata, vado a inserirlo leggermente e poi tiro via. Voilà. L'ho letteralmente stappato. Ora vi faccio vedere come sono ridotti questi due sistemi di giunzione, io li chiamo così. Allora, questi sono i due che ho usato, ok? Ne ho usati due unicamente perché il primo l'ho usato per fare la mia ricarica, poi durante il video avevo estratto il primo, ho fatto qualche altra prova e ora ve li mostro entrambi per come si deformano quando si va a serrare il tutto. Guardate, si appiattiscono proprio perché li ho fatti leggermente ridotti rispetto al diametro di accoglienza della sede, in modo che quando si va ad avvitare si schiacci leggermente e si slabri un pochino anche verso l'esterno. Non so se si riesce a mettere a fuoco per bene. Ora sì, vedete? Non è perfettamente cilindrico, si è schiacciato lateralmente. Quello che chiaramente ci interessa fondamentalmente è che resti il passaggio per l'aria al centro e quindi praticamente come guarnizione risulta perfetta. E in entrambi i casi assolutamente non ci sono stati inconvenienti. Deformazione ottimale, foro che resta assolutamente aperto e di conformazione assolutamente circolare, e poi insomma la cosa funziona, ecco, cioè senza portarla per le lunghe, se andremo a procurare questo tipo di prodotto, di intermezzo, non saprei proprio dove e come ordinarlo e soprattutto quanto mi verrebbe a costare, capaci che me lo fanno pagare 1-2 euro cada uno, e ogni volta che mi tocca cambiare un foster, un attacco di questo tipo, con un altro, sinceramente è una seccatura avere chissà quanti di questi cosini e pagarli 1 euro ciascuno. Trovo che la mia soluzione sia stata molto molto più facile, semplice ed economica. Tra l'altro, ecco, vedete, ho realizzato diverse altezze da 2, 3 e 4 mm, quindi anche dovendo sostituire l'intermezzo in base alle particolarità dell'altro attacco, posso tranquillamente adattarli. Ne ho stampati veramente tanti in poco più di 5 minuti con la stampante 3D. Mi sono fatto una discreta scorta e poi ovviamente c'è sempre il file da poter recuperare per stampare laddove questi dovessero finire. In descrizione vi metto a disposizione il file che potete scaricare tramite questo sito esterno dedicato alla stampa 3D, quindi se vi occorre una soluzione pratica, economica e sempre disponibile in casa senza dover impazzire per ordinarvi chissà da che fonte e pagare magari un botto già solo di spedizione per 4 o-ring, chiamiamoli così, ecco, questa probabilmente è una soluzione molto molto interessante. Fermo restando che a questo punto, sempre cavalcando questo discorso, c'è la possibilità, laddove non si sviluppino temperature particolarmente alte, di andare a realizzare anche altre guarnizioni o sistemi di intermezzo per giunzioni meccaniche tramite la stampa 3D e il PLA, che comunque resiste bene fino a certe temperature, cioè se non superiamo i 100 gradi di temperatura il PLA non è che abbia grossi inconvenienti. Ovviamente se andiamo oltre, ci avviciniamo verso i canonici 180-190 gradi, temperatura alla quale il PLA inizia un passaggio di stato, e allora lì magari dovremmo usare l'ABS con tutto quello che ne comporta come materiale che estruso, fuso, genera comunque delle tossine non certo benefiche. Comunque, questo è tutto ragazzi, fate tesoro di questo video, di queste istruzioni, perché al momento opportuno vi potrebbe tornare tutto utile. D'accordo? Un saluto e alla prossima. Ciao!